Marcello Runelli ci parlerà di una esperienza atipica per il panorama produttivo italiano, ma direi europeo. Siete stati antesignani di una politica che l'Europa adesso cerca di portare avanti con la cooperazione dell'innovazione. La misura 16 che cerca di mettere insieme ricerca, produzione, eccetera. L'Italia, questa esperienza di Winegraft, in qualche modo ha preceduto tutti questi sforzi. È vero, Marcello? Sì, grazie Lorenzo, grazie a tutti i partecipanti a questo webinar. Ringrazio anche il professor Scienza perché parlare dopo di lui è sempre abbastanza difficoltoso. Ma cosa, scusate che. Vediamo la relazione, adesso riesco a vedere che già è una relazione veloce. Mostra il tuo schermo, eccolo qua. Eccomi qua. Faccio lo schermo intero, ma vi lascio solo questa perché la mia sarà una relazione che vi racconterà un po' cos'è Winegraft. Infatti nel titolo c'è un ponte tra ricerca, vivaismo e viticoltura, proprio perché dopo 8 anni ci siamo chiesti cosa siamo, perché non c'era nulla con cui poterci confrontare. Beh, innanzitutto faccio i ringraziamenti ai vivai cooperativi di Raucedo per questo webinar, l'Università di Milano ed Agricole, Tecniche Nuove e anche la rivista VVQ, che oggi ci stanno offrendo l'opportunità per fare il punto sui risultati partiti 8 anni fa e partiti anche con la fondazione di Winegraft. Diciamo che al triangolo ricerca, vivaismo e viticoltura, tra i quali Winegraft in questi anni ha costruito un ponte, e qui ecco il titolo del mio intervento, vorrei anche affiancare un'altra terna che è cara in questi ultimi anni, ma che 8 anni fa forse non era ancora così chiara, e che è la terna innovazione, sostenibilità e climate change. Questa terna è stata elevata a linee guida anche in programmi politici italiani ed europei. Se pensiamo al Green Deal dell'Unione Europea come piano per affrontare la sfida del cambio climatico, o ad alcune parole chiave che stiamo ascoltando in questi giorni di quello che dovrà essere il Recovery Plan italiano, ma che 8 anni fa, quando un gruppo di noi imprenditori italiani del vino decidemmo di dare vita a Winegraft su stimolo dell'Università di Milano, del professor Scienza e poi di Lucio Brancadoro e di Failla, forse non erano così diffuse e frequentate. È proprio attorno a questi tre concetti, no? Pensate però 8 anni fa, che nell'agosto 2014 un gruppo di primarie, non lo so, lo direte voi, aziende italiane, Ferrari, Zonin, Banfi, Albino Armani, quelle che vediamo in questa slide, le Cantine Due Palme, Claudio Quarta Vignaiolo, che ringrazio e dopo sentiremo la sua esperienza, Bertani Domains, Castellare di Castellina, Cantine Sette Soli, insieme a una fondazione, la Fondazione di Venezia e Bioverde Trentino, che è un'azienda di supporto tecnico per la gestione del vigneto, disegniamo il programma imprenditoriale di Winegraft, puntato sull'innovazione, ma soprattutto sulla ricerca attraverso il vivaismo, per dare una risposta veramente concreta a una viticoltura che aveva di fronte a sé i problemi del cambio climatico in chiave di sostenibilità. La nostra startup all'inizio era una startup, adesso no, non lo è più. Nasce con l'obiettivo specifico di sostenere l'Università di Milano e tutto il gruppo di ricerca del professor Scienza nello sviluppo del programma di ricerca innovativo a livello mondiale, come ci ha detto prima, che ha portato a selezionare i nuovi portainesti EM attraverso l'organizzazione di un pioneristico sistema virtuoso di collaborazione tra appunto Milano e IPAD Lab, lo spin-off allora dell'Università di Milano, specializzato in servizi di ricerca e sviluppo di trasferimento tecnologico in ambito vegetale, le aziende e il mercato, che ha permesso da un lato la commercializzazione affidata da vivai cooperativi di Raucedo del materiale vivaistico e dall'altro l'acquisizione di finanziamenti per lo sviluppo del progetto attraverso ovviamente le royalty provenienti dalle vendite dello stesso frutto della ricerca.
che se volete fosse una di carattere politico, trovandosi oggi ancora insuperato e ancora purtroppo e soprattutto poco una soluzione per un problema che è rimasto ancora irrisolto nel nostro paese. Il cambiamento climatico e le conseguenti pressioni idriche di parte patologiche, scusatemi. L'esigenza crescente di pratiche sostenibili che mettano in pratica comportamenti in grado di incidere realmente, ad esempio nella water footprint, come gli ostacoli che oggi stanno incontrando a livello politico europeo le nuove tecniche di genomica, il crossbreeding, dopo la sentenza purtroppo della Corte europea di giustizia che li ha omologati agli OGM e che sta rallentando lo sviluppo di questa innovativa tecnica, riportano di urgente attualità l'utilizzo dei portainesti nella sfida e nella nostra vitivinicoltura, che deve portare avanti sui mercati internazionali anche la valorizzazione dei vitigni autoctoni. Questi portainesti migliorativi e più performanti rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati hanno dimostrato, come abbiamo ascoltato e ascolteremo stamani dalle numerose relazioni, di essere in grado di rispondere all'emergere di nuovi modelli viticoli legati anche agli effetti del cambiamento climatico sulla fisiologia della pianta e all'estendersi dei fenomeni di salinità dei terreni. Traduco in numeri e per rendere intuitiva questa eccellente capacità degli EM di resistenza allo stress idrico, voglio farvi un esempio. Immaginiamo una produzione media ad ettaro di 120 quintali di uva per 85 ettolitri di vino, con un consumo di acqua, secondo i calcoli dell'associazione Water Footprint Network, di circa 82.000 ettolitri ad ettaro. Con l'utilizzo degli EM si risparmierebbero circa 25.000 ettolitri di acqua ad ettaro ogni anno. Beh, questo significa che se tutti i vigneti della Lombardia, che nel 2018 hanno prodotto 1,5 milioni di ettolitri di vino, fossero innestati sugli EM, si risparmierebbero ogni anno 458 milioni di ettolitri di acqua. Beh, per darvi un'idea, è la quantità e il volume di acqua 3 volte il lago di Iseo. E nel cammino che abbiamo percorso in questi anni assieme al gruppo di ricerca di Milano e Vivai di Rauscedo, ha portato allo sviluppo e all'approfondimento ulteriore della ricerca scientifica sugli EM, avviate dal professor Scienza, con questi 4 nuovi portainnesti che vengono iscritti nel 2014 e grazie anche al contributo finanziario di Winegraph, che fino ad ora ha potuto pensare di dare alla ricerca oltre 300.000 euro per portare avanti questo programma. La capacità degli EMI di rispondere alle diverse sfide poste al vigneto dal cambiamento climatico e dalle esigenze di nuove sostenibilità ambientali ed economiche è ormai una realtà sotto gli occhi di tutti. E alla portata dei viticoltori di ogni area abitata e il paese di successo. E questa nostra missione inizia a far breccia nella consapevolezza dei viticoltori di ogni latitudine, di ogni regione italiana, diciamo premiando l'impegno imprenditoriale che sta aiutando lo sviluppo alla ricerca. Termino dicendo che il messaggio è quello di sollecitare l'approfondimento delle grandi potenzialità dei portainesti EM, soprattutto di supportarci per portare avanti e far crescere il circolo virtuoso che abbiamo costruito tra l'università, il mercato e la ricerca. Perché se questa triade diventa circolo virtuoso, cresce la ricerca e sviluppa l'innovazione. Anche se me lo consentite, nel segno di un attaccamento al sentimento nazionale che ci deve spingere a sostenere via italiana ai portainnesti, perché oggi si trova a confrontarsi con altre produzioni di portainnesti a livello internazionale, come sta accadendo per esempio in Australia, e che configura una nuova sfida sui mercati del vivaismo, verso la quale non vogliamo e non possiamo rimanere indifferenti.
Gli M hanno dimostrato di essere efficaci e performanti in diverse situazioni pedoclimatiche, e lo sentiremo oggi, con numerosi vitigni. E se il nostro paese è stato pioniere nel far ripartire la ricerca sui portainnesti dopo oltre un secolo di disinteresse scientifico, grazie alla geniale intuizione del professor Scienza e del suo gruppo, oggi sta a tutti noi lavorare per garantire il successo di questa straordinaria attività, che ci ha permesso di arrivare per primi sul mercato con questi portainnesti, portando l'immagine della ricerca, oltre che del vino italiano, in tutto il mondo. Un primato che oggi sta a tutti noi diffondere, grazie anche a voi, e che non dobbiamo perdere. Anche perché il climate change non ci aspetta, così come la sfida competitiva sul mercato internazionale corre, e se non ci facciamo trovare pronti a difendere le nostre varietà, che sono alla base questa biodiversità della nostra tipicità e identità produttiva, rischiamo di perdere posizione. Dietro tutto questo ci sono i nostri portainnesti, in grado di dare risposte positive già a trend, cambiamento climatico, sostenibilità, valorizzazione, identità, che se non gestiti rischiano di mettere in crisi la nostra viticoltura. Quindi la strada è tracciata, spero che altri trovino la forza, il coraggio e la fantasia di seguire il percorso di Winegrass. E adesso speriamo di perseguire questo cammino, iniziando anche e soprattutto grazie al vostro contributo.